Avete parlato di seconda volta ed è proprio il mio caso, ho 51 anni. Da 3 ho un nuovo compagno e benché l'affetto sia molto forte non ho più il desiderio che avevo da ragazzo. È legato all'età oppure non mi piace più? Questa è una La risposta va, innanzitutto. Stai cauta. Sì. Sono Pensa che c'è cauta. Pure un altro. Oltre che una lei c'è un lui, certo, non sto sì. scherzando. No, certo. Innanzitutto, volevo anch'io ringraziare gli organizzatori, approfitto proprio velocemente, ringraziare anche voi tutte che siete qui, perché significa appunto che il tema di questa seconda volta è un tema estremamente importante che ovviamente appassiona sia sul piano della sintomatologia, ma anche su quello che può essere il discorso proprio del cambiamento, come affrontare il cambiamento. È pur vero che la domanda posta ovviamente è data da che cosa? È data che c'è poca informazione, per cui molto spesso nell'anamnesi non sempre si chiede ma come va la vita intima con il suo compagno, con suo marito, e spesso viene un po' ecco, trascurato, per cui il fatto di essere qui anche a fare informazione rispetto a questo mi fa piacere, perché c'è quello che può essere definito ancora oggi un retaggio culturale, uno stereotipo rispetto al discorso di quello che può rappresentare la menopausa come l'inizio del declino o l'inizio appunto di quello che può essere non avere più il desiderio sessuale, dove giustamente la signora si chiede se è legato ad un calo della libido o se piuttosto a quello che può essere anche... Però scusa, se la signora te lo chiede è perché lei ha un'informazione che dopo i 50 anni la sessualità in qualche modo cambia, o almeno la vulgata dice questo. Sì, che cambia più fuori dubbio, perché è dato da quella che è una deprivazione estrogenica, quindi comunque il calo degli estrogeni modifica l'assetto anche dei genitali. E prima, nella prima parte di questo evento di oggi, c'è chi ha trattato proprio tutto quello che può significare anche un po' un tabù di questa parte dei genitali. Ci sono donne che hanno partorito ma che non si sono mai guardate la vagina, non si sono mai osservate fino in fondo. E quindi il calo degli estrogeni crea sicuramente delle modifiche che sono sia da un punto di vista della lubrificazione, quindi riducendosi la lubrificazione, è naturale che i rapporti possono essere dolorosi e quindi provocare quella che viene definita dispaurenia, si possono avere bruciori, e ovviamente questo direttamente e indirettamente va a influenzare negativamente anche il desiderio stesso. Perché? Perché si è visto che nella sessualità è un po' un aspetto circolare, cioè laddove c'è desiderio, ovviamente c'è poi un'attività sessuale più frequente, questa attività sessuale più frequente migliora la lubrificazione, si potrebbe dire che l'organo con l'utilizzo migliori anche la sua funzionalità, e questo con un modello circolare permette di capire come invece, contrariamente a un problema di lubrificazione, quindi ha dei rapporti dolorosi, è naturale che poi ne consegue una frequenza che si riduce, questa frequenza che si riduce va ovviamente a incidere negativamente su quella che poi è una capacità di risposta, sia riguardo all'eccitazione, sia riguardo a creare quelle condizioni che sono comunque anche fisiche di tutta la zona perineale rispetto a quella che è la piattaforma dell'orgasmo, e quindi di preparare a questo.